Giovedì 20 giugno, ben ritrovati anche quest'oggi, l'edicola di 7 TV, uno sguardo ai principali quotidiani locali e nazionali. In questa rassegna stampa però vogliamo focalizzare la nostra attenzione sull'amministrazione comunale di Vallo, sull'ultimo consiglio comunale. Non sono mancati, ecco, i colpi di scena con la minoranza che ha abbandonato ad un certo punto i lavori. Il consiglio però ha approvato il rendiconto d'esercizio 2018 e noi vogliamo far chiarezza su diversi punti. Ed è il nostro ospite, il consigliere Celestino Sansone, capogruppo di maggioranza. Allora, grazie intanto di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Buona giornata, buon inizio giornata. Iniziamo facendo un po' di conti, ma soprattutto facendo chiarezza sull'ultimo consiglio comunale. Approvato allora il consuntivo, ci sono, come dire, dei punti che vanno chiariti anche dopo questa reazione della minoranza. Da dove iniziamo? Iniziamo innanzitutto dal dire che il bilancio è stato regolarmente approvato, è stato approvato con il voto favorevole di tutti i componenti della maggioranza, sia precedentemente in giunta comunale, sia poi in consiglio comunale, per cui diciamo c'è un'unione di intenti che non può essere messa in discussione. Ecco, giusto per far chiarezza, diciamo minoranza, però in modo particolare Nicola Botti e Francesca Serra, ci riferiamo a quello che hanno poi come dire, comunicato e annunciato subito dopo aver abbandonato l'aula. Hanno parlato anche di un dissesto finanziario per quanto riguarda il comune di Vallo. Sì, diciamo che queste dichiarazioni da parte del consigliere Nicola Botti in qualche modo si susseguono ogni anno. Ricordo perfettamente l'approvazione del rendiconto 2017, ha fatto esattamente le stesse dichiarazioni, probabilmente il canovaccio che utilizza è sempre lo stesso, ogni tanto cambiano i suggeritori o la suggeritrice, non lo so, per non far male, torto a nessuno. Ho paura però che questi nuovi suggeritori o questa nuova suggeritrice non conosca bene i conti del comune di Vallo della Lucania, perché vengono suggeriti a Nicola delle cifre, sciorina delle cifre Nicola Botti, ma in realtà e ne trae delle conseguenze del tutto errate, ma in realtà non sono le cifre esatte quelle che lui deve guardare, invece guarda ad altre cifre. Mi riferisco per esempio al disavanzo, parliamo sempre di questo disavanzo del comune di Vallo. Il comune di Vallo ha un disavanzo tecnico dal 2015 che è derivato dal riaccertamento dei residui, che significa nel 2015 è stato imposto da parte dello Stato centrale con la nuova contabilità il riaccertamento dei residui, significa che il comune doveva verificare i suoi crediti e i suoi debiti nei confronti dei fornitori, i suoi crediti nei confronti insomma dei suoi debitori. È stato fatto questo riaccertamento ha portato, che è stato assolutamente rigoroso, ha portato a un disavanzo di natura tecnica di 1 milione di euro. Questo che cosa ha comportato? Così come era previsto dalla legge, questo disavanzo tecnico è possibile colmarlo in 30 anni e ogni anno praticamente c'è una rata da, diciamo, da pagare tra virgolette, di circa 36.000 euro, per cui in 30 anni noi ripianeremo questo disavanzo tecnico, ma ripeto è un disavanzo. Questo disavanzo fa riferimento ai 26 milioni di cui parla? Assolutamente no, questo è un disavanzo che deriva da un'operazione obbligata dalla legge che il comune ha svolto in modo assolutamente rigoroso e quindi ha visto i suoi crediti quanti sono? 10 milioni, allora è andato a controllare tutti i crediti uno per uno. I suoi debiti quanti sono? 11 milioni, è andato a controllare tutti i debiti uno per uno. Visto questo c'era questa sorta di disavanzo tecnico, perciò è stato chiamato disavanzo tecnico, che ha portato appunto a questa procedura che ci porterà a ripianare questo disavanzo tecnico, ripeto, nel giro di 30 anni. Questo è qua. Tra l'altro quest'anno il disavanzo atteso era 806.000 euro, perché poi ogni anno ovviamente scende questo disavanzo per effetto del ripianamento, e quest'anno era atteso un disavanzo maggiore, noi lo abbiamo minore, per cui praticamente è come se avessimo pagato una rata maggiore di quanto eravamo tenuti a pagare. Immaginiamo che un signore che abbia un finanziamento, un mutuo nei confronti di una banca, paghi una rata maggiore di quello che è tenuto a pagare. Possiamo dire che questo signore è fallito, che questo signore non sta in buone condizioni? Mi pare che
moribondo. Non è esattamente così, se uno paga, paga la rata, la paga come la deve pagare, nei tempi previsti, e addirittura paga una rata maggiore di quella che era prevista, mi pare che certamente non si possa parlare di un fallimento. Mi pare che le conclusioni che trae Botti, che parla di una situazione drammatica, catastrofale, si possano invece addebitare a lui, nel senso che io vedo che a lui, lui lo vedo in una situazione drammatica, perché lo vedo ossessionato da questi conti, da questo bilancio, lo sogna la notte e sogna addirittura di interventi che lui fa appassionati di oltre mezz'ora in consiglio comunale. E francamente poi nessuno ne conserva effettivamente il ricordo, perché lui, io qua il... Ecco, ma perché verbale, hanno abbandonato i lavori? Ma hanno abbandonato i lavori perché a sua detta noi non avremmo dato le risposte che cercava. Allora, bisogna chiarire un attimo, perché no, questo non è la prima volta, insomma, non è la prima che volta. Viene fuori questa esternazione. E ogni volta ci viene detto, non date le risposte, non le date come le vogliamo non noi. Non consentite di parlare, no, invece... No, no, assolutamente, loro hanno tutto il tempo per parlare, non sono stati mai interrotti, anzi... Devo dire che il sindaco interpreta il regolamento assembleare, il regolamento del Consiglio, in modo molto elastico, cioè consente alla minoranza di parlare anche oltre il dovuto in qualche caso. Stavo dicendo, hanno abbandonato l'aula perché secondo Nicola Botti non avremmo dato le risposte alle sue domande. C'è un'interpretazione del Consiglio Comunale da parte della minoranza che è un po', diciamo, un poco ortodossa, perché innanzitutto in Consiglio Comunale c'è una relazione da parte della, di chi fa la proposta di deliberazione, c'è ovviamente la possibilità da parte della minoranza e da parte di chiunque voglia intervenire, e poi c'è la possibilità di fare una replica e una discussione. Certamente non è previsto da nessuna parte che la maggioranza debba rispondere alle domande della minoranza, perché per questo ci sono altri istituti, sono le interpellanze e sono le interlocazioni. Per cui questo... sgombriamo il campo da questo equivoco, noi non siamo tenuti a rispondere a nessuno, ognuno fa la sua proposta politica e parla alla cittadinanza e parla agli altri componenti del Consiglio Comunale, per cui noi non siamo tenuti a dare risposte a nessuno, innanzitutto né noi né i responsabili che sono presenti e che vengono addirittura convocati manu militari attraverso una PEC da Nicola Botti, e questo già, diciamo, sono invasioni di campo che sono fuori luogo. Ecco, sempre per quanto riguarda il bilancio. Le domande che vengono poste, le domande che vengono poste, non ci sono risposte a queste domande, perché sono domande che non meritano risposta. Si può chiedere a chi fa la relazione, oppure, meglio ancora, al responsabile che è presente in consiglio, se è vero o non è vero quello che lui ha certificato in un atto ufficiale. Mi pare che veramente si superi ogni limite alla decenza. Cioè, se un funzionario ha certificato che i debiti del comune sono tanti e i crediti del comune sono tanti, si chiede al consiglio, in consiglio comunale, a quel funzionario: ma sei sicuro di aver scritto bene? Quello è un certificato, quello è un atto pubblico. Cioè, vorremmo chiedere al funzionario la confessione di un reato, di un delitto. Mi pare veramente che si superi il limite alla decenza. Io altre volte, anche in questo studio, ho visto i membri della minoranza addirittura ridere addirittura in questo studio, ridere, scompisciarsi dalle risate parlando del bilancio di previsione. In questa occasione si fanno questi annunci che danno il senso di un procurato allarme addirittura nei confronti della cittadinanza, perché si dice fra poco metteranno mani nelle vostre tasche. Io intendo rassicurare tutti, assolutamente questo non è vero. I conti del comune sono i conti di qualsiasi altro comune italiano, sono conti di chi, di qualunque famiglia italiana che oggi paga le bollette, dà i pasti a tutti i suoi componenti, ovviamente è in difficoltà. Certamente non siamo in una situazione florida, ma
non è in una situazione florida, qualsiasi altro comune italiano, e addirittura, voglio dire, basta leggere i giornali e seguire un attimo i mass media per rendersi conto che neanche lo Stato italiano è in una situazione florida, tant'è che siamo soggetti a una procedura di infrazione da parte della Unione Europea, per cui mi pare che descrizioni che dà Nicola Botti siano assolutamente frutto della sua immaginazione e probabilmente... Ecco, ma perché è arrivato a dire il comune va verso il dissesto? Ma lui parla di questo, ripeto, anche l'anno scorso parlò di predissesto e parlò di dissesto, però Nicola, che dovrebbe conoscere, almeno come consigliere comunale, dovrebbe conoscere il testo unico degli enti locali, deve sapere che perché ci sia una situazione di predissesto e quindi una situazione detta tecnicamente di riequilibrio economico-finanziario, è necessario che ci siano delle condizioni, ci siano degli avvertimenti da parte della Corte dei Conti, ci siano dei debiti fuori bilancio che non sono stati pagati, ci siano i parametri di stabilità finanziaria che non sono rispettati e nessuna di queste condizioni ricorre. Noi abbiamo qua una relazione del revisore dei conti, il parere sul rendiconto. Se me la dà possiamo metterla a favore di telecamera così. Di 55 pagine. Revisore unico dei conti, relazione del revisore sulla proposta di deliberazione comunale consiliare di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2018. In questa relazione del revisore unico dei conti si sono fatte le pulci. Come ogni volta che questo revisore dà il suo parere, si sono fatte le pulci a tutti i numeri e a tutti i dati del bilancio. Testimonia pure che c'è un lavoro, insomma, attento, scrupoloso. Voglio dire, è questo ha concluso per un parere favorevole all'approvazione del rendiconto. Per cui mi pare che queste condizioni che Nicola Botti continua a ritenere assolutamente sussistenti, quelle del predissesso, del dissesto, del fallimento, addirittura ha parlato di una situazione drammatica. 5 giugno 2019. Del fallimento, in realtà non sono queste. È chiaro che il revisore dei conti formula dei suggerimenti, al comune ovviamente, e noi ne prendiamo ogni volta atto, e anche in questo caso ne prendiamo atto quando ci chiede per esempio di velocizzare la procedura di riscossione dei tributi comunali, perché ovviamente avere dei residui attivi e quindi dei crediti verso i cittadini, verso gli enti locali, comporta ritardi poi nei pagamenti, perché se tu non riscuoti ovviamente non riesci a pagare, quindi ci chiede di procedere a una riscossione più veloce dei nostri crediti, a cercare di ridurre il ricorso all'anticipazione di cassa, che è l'anticipazione di tesoreria, quello di cui anche Nicola Botti parla. È chiaro che noi, lo dico spesso quando sono interrogato su questo, noi abbiamo 3 milioni di credito nei confronti del Ministero della Giustizia per quanto riguarda il Tribunale e 2 milioni nei confronti della Regione Campania. Questi 5 milioni sono esattamente l'importo che noi siamo costretti a chiedere ogni volta per anticipazione di tesoreria. È esattamente lo stesso importo, per cui far derivare da questa anticipazione di tesoreria una situazione catastrofica, in realtà, ripeto, noi avanziamo dei soldi dal Ministero della Giustizia e dalla Regione Campania, certamente non dall'ultimo dei falliti, ma da enti pubblici, per cui noi siamo certi che recupereremo questi soldi con i tempi, purtroppo, lunghi delle nostre amministrazioni, dell'amministrazione pubblica, però recupereremo questi soldi e quindi quando recupereremo questi soldi, l'anticipazione alla tesoreria certamente diminuirà, così come sta diminuendo negli ultimi tempi. Riguardo ai mutui, per esempio, lui parlava dei mutui, l'anno scorso ci invitava a fare investimenti e a contrarre nuovi mutui, quest'anno ci dice dovete provvedere, noi abbiamo un sacco di mutui, dovete provvedere alla rinegoziazione dei mutui. La rinegoziazione dei mutui è una questione che dovremo affrontare in seguito, non penso che tutti i mutui di cui siamo intestatari possano essere rinegoziati, perché ci sono delle regole da rispettare, queste regole non sono ancora state emanate in seguito alla finanziaria del 2019. Ti posso dire però, posso dire a lui, posso dire a tutti i telespettatori che noi abbiamo 42 mutui
in corso di ammortamento. Questi 42 mutui sono per un importo totale di 7 milioni e mezzo, paghiamo ogni anno rate per 545 mila euro, però indovinate una cosa, questi 42 mutui, di questi 42 mutui 41 sono stati contratti da altre amministrazioni, l'amministrazione Loia, quindi dal 2011 stiamo parlando, non dal 2016, ma dal 2011 ha contratto esattamente un mutuo, quello che è occorso per la si parte dal 1999 esattamente, per la riqualificazione di Piazza Cattedrale. Per il resto sono tutti mutui contratti dalle precedenti amministrazioni, per cui noi non è che ci siamo indebitati, noi l'unico debito che abbiamo fatto lo abbiamo fatto per Piazza Cattedrale, che versava in una situazione che necessitava di un intervento assolutamente urgente, e mi pare che l'intervento che abbiamo fatto ha dato i suoi frutti. Piazza Cattedrale adesso è il salotto della nostra città, del centro storico, beh, doveroso. Vogliamo ricordare che in merito avete diffuso una nota stampa in cui davvero snocciolate tutti i numeri, tutte le cifre, è difficile darle ora in diretta in questa rassegna stampa, però sul nostro sito www.7tv lo potete naturalmente consultare e andare nel dettaglio di quello che il consigliere Celestino Sansone ci sta dicendo questa mattina, diciamo, in rassegna stampa. La nota, il comunicato stampa, ecco, anche molto tecnico, però molto va nel tecnico, dettaglio. È molto tecnico perché vogliamo dare la possibilità ai cittadini anche di poter soffermare e approfondire gli argomenti che sono sottoposti al loro esame e alla loro attenzione. Io ho ritenuto necessario intervenire in televisione per tranquillizzare i cittadini, perché ripeto, la descrizione che ha dato Nicola Botti, il nostro bilancio, è assolutamente non veritiera, assolutamente sbagliata. Non ci sono assolutamente debiti da ripianare. Ma ci sono i debiti? No, per quanto riguarda i cittadini, ecco, voi concludete, devono stare tranquilli l'amministrazione. Ma assolutamente altro, ci mancherebbe altro, devono stare tranquilli, non metteremo le tasche nelle mani, nelle tasche di nessuno, dobbiamo solo impegnarci tutti quanti a diminuire le spese, cosa che stiamo facendo, a razionalizzarle. Ogni anno le spese del comune diminuiscono sempre di più, sono diminuite anche le spese del personale, malgrado c'è stata una stabilizzazione di un lavoratore socialmente utile che adesso lavora per 32 ore a tempo indeterminato sul comune, quindi ci sono dei miglioramenti dal punto di vista del funzionamento, c'è una riduzione delle spese, questo è il nostro obiettivo, certamente non siamo degli spreconi e questo lo possono testimoniare i cittadini. Mi pare che i servizi essenziali siano adeguatamente garantiti, per questo non c'è nessuna preoccupazione, non ci deve essere nessuna preoccupazione, continueremo a pagare i nostri fornitori nei limiti del possibile e del consentito, per cui ogni allarme è assolutamente ingiustificato, è assolutamente fuori luogo. Ecco, la minoranza, oltre a mettere in dubbio lo stato di salute dei conti del comune, ha parlato anche, ecco, di qualche problema all'interno della maggioranza. Facciamo chiarezza, qual è lo stato di salute della maggioranza, ripeto, del comune di Vallo? Ripeto quello che ho detto nella premessa di questo incontro. Il bilancio consuntivo è stato approvato prima in giunta all'unanimità dei presenti e poi in consiglio comunale è stato approvato da tutti i membri della maggioranza, per cui frizioni, frazioni, divisioni e quant'altro sono ancora una volta frutto di un sogno di Nicola Botti. Nicola Botti ovviamente sogna attraverso il bilancio, attraverso queste frizioni che lui vede e da cui è ossessionato, sogna che l'amministrazione comunale cada e che lui possa assurgere alla sedia del sindaco. Io ho paura che lui abbia sbagliato direzione, abbia sbagliato obiettivo, perché mi pare che i cittadini già per ben due volte lo abbiano in qualche modo segnato, nel senso che non gli hanno dato la possibilità di stare né nella maggioranza né di vestire i panni del sindaco, per cui io, se fossi lui, mi arrenderei a questo punto.
non aggiungiamo null'altro. Mi pare che non ci sia null'altro. Rassereniamo gli animi. Ma assolutamente. Ecco, ci godiamo l'estate, rassereniamo gli animi. Sì, adesso innanzitutto, ecco, tranquillizziamo i cittadini, perché quando insomma si parla dell'ipotesi, si annuncia un'ipotesi di poter toccare le tasche dei cittadini, là, davvero creiamo falsi allarmi, insomma, false preoccupazioni, quindi tranquillizziamo i cittadini. Chiaro che, la vacanza ce la possiamo ancora fare. Ce la possiamo fare. È chiaro che voglio dire, le tasse comunali, le tasse bisogna pagarle, le tasse comunali bisogna pagarle, bisogna cercare di rispettare le scadenze, questo lo raccomando a tutti i cittadini. È ovvio che se domani mattina nessuno pagasse le tasse, il comune si troverebbe in difficoltà. Però voglio dire, se riusciamo a recuperare tutti i debiti che abbiamo, o la maggior parte dei crediti che abbiamo, pagheremo tutti i fornitori, non avremo difficoltà, così come non ne abbiamo quotidianamente. Quindi penso che i cittadini possano stare assolutamente sereni. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie. Allora, lei ci deve lasciare, perché sì, la giornata è lunga, ricca di impegni. Iniziata. Intanto grazie davvero, Carmela, di aver chiarito questa situazione a noi, perché anche noi siamo cittadini di Vallo, e poi naturalmente a tutti i nostri telespettatori. C'è sempre grande attenzione buona da parte del territorio. Buona estate a tutti. Buona estate, grazie al consigliere Celestino Sansone. Io vado avanti, ecco, inizio a dare un'occhiata ai quotidiani di oggi. Il titolo del Mattino, edizione di Salerno, titolo di apertura, è dedicato alla Salernitana. Salernitana 101, migliaia in piazza per la grande festa granata, dal Vestuti alla Concordia. De Luca dice: meritiamo di più. Meneghini, ora una stagione importante. E poi c'è ci sono le altre notizie, sempre in riferimento al calcio, una Marcord dolce amaro, il calcio non vive di soli trofei, così Davide Morganti sulla prima pagina del Mattino. Intanto, come la vittoria di un campionato, adesso progetti seri, l'intervista a Fusco, ma ieri tanti campioni si sono uniti ai festeggiamenti per i 100 anni della Salernitana. Qui con mio figlio voglio che sappia cosa significa Salerno, così del grosso. E beh, anche nelle pagine interne tanto spazio dedicato alla Salernitana. Intanto la scuola, test maturità sotto gli occhi degli ispettori, disguidi sul calcolo dei crediti, il provveditorato manda gli 007, la violenza, molestie alla ragazza scatenano la maxi rissa, 11 denunce a Nocera, poi la denuncia, gli infermieri a Ruggi, trasferimenti di favore. L'economia, aumento di 8 euro a tonnellata ai produttori, campagna pomodoro, c'è l'intesa sul prezzo. Poi le altre notizie, l'anniversario San Giovanniello Dei, le bombe su Salerno, memoria della bellezza, la campagna dell'arte, più ricerca, meno eventi. Queste dunque le notizie sulla prima pagina del Mattino. Ma noi ci trasferiamo subito sulle pagine interne della città, perché c'è la notizia che arriva da Castelnuovo Cilento. Ecco, Marco Magliesi in regia ci propone anche un video in merito, riguarda i festeggiamenti per le elezioni a sindaco di Eros Lamaida, gesto dell'ombrello del sindaco Lamaida contro gli avversari. Abbiamo in collegamento telefonico proprio il sindaco. Sindaco, buongiorno. Buongiorno Carmela. Buongiorno. Allora, che dice? Prima di commentare facciamo vedere il video? Va bene, sindaco. Allora, vediamo prima questo video, prego. Gesto dell'ombrello, un po' ripreso dai social, ripreso anche questa mattina dal quotidiano La Città. Allora, il gesto dell'ombrello del sindaco Lamaida contro gli avversari, cosa ci dice? Che cosa è accaduto? Che cosa voleva rappresentare con questo ballo? Io, quella era una sera di festa, eravamo al parco da Palloscano, una sera di festa che festeggiava la nostra bella vittoria alle ultime amministrative, ed era un ballo, semplicemente un ballo che invito anche gli avversari a ballare insieme, non era certamente denigratorio, offensivo per nessuno, per cui era un ballo, semplice ballo, momento di euforia. È chiaro che se un ballo viene tolto da un contesto, viene tutto decontestualizzato, può sembrare diverso da quello che era. Quindi non è stato nessun atto offensivo da parte mia e verso nessuno.
Quindi non voleva offendere nessuno, ma semplicemente gioire e festeggiare per il risultato sì, elettorale. È stata una grandissima battaglia, vinta con grande sforzo, con grande coraggio, per cui si ballava, si giurava per questo. Nessuno è, ripeto, invito io, i nostri avversari politici a ballare insieme, ecco, li invito pubblicamente a ballare insieme. Ecco, però forse a qualcuno però non è piaciuto il video, cosa diciamo? Dico che non c'è nulla da... ognuno pensa come la vede, ognuno vede le cose come le vuole vedere. Io, quello è il mio sentire era questo, nessuna offesa per nessuno. Punto qua, non ho voluto offendere nessuno, non mi sono mai permesso di offendere nessuno nella mia vita, per cui continuo su questa strada. Ho tanto lavoro da fare, invito gli avversari a contribuire, a collaborare per lavorare insieme per il nostro comune. Al di là dei balli, davvero c'è ben altro, c'è molto da fare, sindaco. C'è ben altro da fare, c'è molto altro da fare. Dobbiamo pensare alle cose davvero importanti e lasciare stare finalmente la campagna elettorale, che è finita, è terminata. È stata poi una campagna elettorale un po' difficile per lei in modo particolare. Tutte le campagne elettorali sono, come dire, momenti di intenso lavoro, per lei in modo particolare anche infuocata, ecco, possiamo far passare questo termine. E mi sembra di capire che il clima ancora non si è rasserenato. Ogni suo gesto è sotto gli occhi dei riflettori, sotto la lente di ingrandimento. Assolutamente sì, è stata una campagna elettorale molto cattiva. Ne ho subite di tante, di cotte, di crude, non ho mai reagito, punto, adesso pensiamo a lavorare. Questo è l'invito che faccio agli avversari politici, di collaborare per costruire e non per distruggere, perché castriamoci dentro di tutti, io sono il sindaco di tutti, per cui collaboriamo, perché il nostro paese è un paese importante, centrale nel Cilento, l'unico paese che cresce in tutto il Cilento, e quindi una bella responsabilità che dobbiamo condividere insieme. C'è un articolo sulla città, se vuole possiamo anche approfittare per chiarire ulteriormente, di Giuseppe Galzerano, in cui proprio nelle ultime frasi dice: sono in molti a sperare che si tenga presente l'indignazione popolare e si festeggi in modo consono, praticando la nobiltà della politica che non prevede insulti agli sconfitti. Beh, parole forti, sindaco. I commenti di certi personaggi li lascio a loro, ricordo a questo personaggio che lui in un'assemblea pubblica mi ha paragonato immondizia, come io fossi immondizia, e purtroppo non sono immondizia per lui, ma non poteva accettarmi via, come pensavo di fare in un'assemblea infuocata che facemmo poco tempo fa. Quindi si deve tranquillizzare questo personaggio e pensare alla cultura, pensare ad altro, non pensare sempre a me, ecco, questo voglio, si trovasse un po' di serenità, dentro di sé. Grazie sindaco, intanto questa mattina c'è una bella iniziativa a Castelnuovo, insomma non è l'unica, ma ci sono belle iniziative su cui lei sta concentrando la sua attenzione. Sì, siamo col dottore Scattolini, del coordinatore dei Borghi Belli d'Italia, è venuto dopo noi con la delibera di consiglio comunale abbiamo lanciato la nostra candidatura ai Borghi Belli d'Italia, il dottore è venuto qui a verificare il nostro paese perché è partito un iter per capire se il nostro comune, il nostro borgo può entrare a far parte del Borghi Belli d'Italia. La volontà politica c'è tutta, adesso però bisogna vedere se anche nel concreto abbiamo i numeri per poterci entrare. E lui è venuto a verificare il nostro paese, il nostro borgo, e vediamo cosa fare. Questa è tutta nella strategia di poter ricrescere il nostro borgo, farlo ripopolare in maniera coerente, in maniera bella, in maniera stabile. È un tentativo in cui noi crediamo tantissimo. Grazie sindaco, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Allora salutiamo e ringraziamo, grazie, salutiamo e ringraziamo il sindaco Eros Lamaida, ecco, per questo suo intervento all'interno della nostra rassegna stampa. Allora velocemente diamo uno sguardo, ci avviamo a chiusura, diamo uno sguardo alle pagine interne del Mattino. Beh, c'è tanto spazio dedicato ai festeggiamenti per i 100 anni della Salernitana, oltre 100 l'abbraccio della città, meritiamo rispetto.
fatto poi sembra la vittoria di un campionato, non è l'anno zero. Qui con mio figlio solo così si può capire cos'è Salerno, i commenti di Fusco e del Grosso. Ci spostiamo nelle pagine interne dedicate al Cilento, da Camerota Abusi Edilizi in aria protetta, demolizioni anche a Cicerale, e poi nel Vallo di Diano mucche malate abbattute in strada in attesa dell'ASL. Tanti appuntamenti nel giro città, bombe su Salerno, San Giovanniello Day, poi la prosa al Verdi sul sipario d'anticipo a settembre con Siani. E ancora tanto sport, Salernitana in ritiro, oltre ai festeggiamenti si pensa naturalmente al gioco il ritiro su al nord, poi aria nuova in casa Scafati per quanto riguarda il basket, sport contro i pregiudizi, da Sarno il progetto disabili. Ecco qua, giusto per far vedere la pagina sportiva. Intanto, ecco, nelle pagine interne della città abbiamo già commentato insieme al sindaco Eros Lamai del gesto dell'ombrello, poi oltre 100 furti nelle scuole, arrestati i ladri di cultura. Ma andiamo avanti, ancora sulla pagina della città c'è la pagina di Agropoli Capaccio, le sirene di Sguecco non fermano l'ASL, Montella responsabile emergenza territoriale, la assistenza ai cittadini a sud di Salerno conta su 67 mezzi di soccorso. I chiarimenti dell'ASL dunque su quanto accaduto nei giorni scorsi, anche quando le ambulanze di Sguecco non erano in servizio, l'emergenza è stata garantita. Poi corteo non solo per Alfieri, anche in onore della Nobili, il retroscena dunque la moglie di la compagna, ecco, di vita di Sguecco tra i festeggiamenti per il sindaco Alfieri. Vozza, c'è opposizione attenta, l'ex sindaco dice votati da metà paese, ora chi è stato eletto faccia quanto promesso. E noi per quanto riguarda la rassegna stampa odierna ci fermiamo qui, continuate a seguirci, tra qualche istante nuova edizione del TG7. Grazie, arrivederci.